c'è posta per te, arriva a Messina, avvistato il postino in città. Maria De Filippi approda anche a Messina, uno dei postini di c'è posta per te è stato avvistato nelle vie della città. C'è posta per te, uno tra i programmi televisivi condotti da Maria De Filippi e seguiti dal popolo italiano, avrebbe espanso i propri confini, giungendo addirittura sulla costa di una delle città più belle della penisola, Messina. A divulgare la notizia sarebbe stato una delle testate giornalistiche online più conosciute della zona, il Normanno, dopo aver ricevuto la segnalazione di un avvistamento alquanto insolito lungo le vie della prestigiosa città. La fotografia sarebbe stata pubblicata su di un profilo Twitter e secondo le dichiarazioni sarebbe stata scattata intorno alle 14 di qualche giorno fa presso la via Garibaldi di Messina. La fotografia parla chiaro, l'uomo ripreso a bordo di una bicicletta, con indosso un abito blu scuro, un berretto ed una valigetta marrone, sembrerebbe proprio essere Giancarlo, uno dei postini più famosi del programma di Maria. Uno dei postini di c'è posta per te avvistato a Messina. L'avvistamento del postino di Maria De Filippi ha suscitato non poche perplessità e non poca curiosità nelle menti di tutti i cittadini, facendo addirittura volare la fantasia di alcuni. Molti di loro avrebbero sospettato che la posta potesse essere indirizzata ad una delle web star più popolari della zona, il cantante amatoriale Canazzo, che secondo alcune indiscrezioni locali sarebbe stato lasciato dalla propria compagna dopo una storia durata qualche anno. Altri ancora hanno ipotizzato che ad essere stato invitato al programma della bionda conduttrice possa essere l'attuale sindaco della città, Renato Accorinti, o comunque qualche esponente della giunta comunale, ma la verità non è ancora venuta a galla. La cosa certa è che la persona ripresa in quella fotografia amatoriale appartiene allo staff del programma C'è posta per te condotto da Maria De Filippi, e che ben presto potrebbe ospitare all'interno dei suoi studi uno dei cittadini messinesi. Una storia che, con molta probabilità, verrà attesa dalla stragrande maggioranza dei messinesi, incuriositi dalla presenza di quella strana figura, che percorreva le strade della città a bordo della sua conosciutissima bicicletta. Una storia, che potrebbe essere trasmessa in una delle prossime puntate del programma televisivo, che riprenderà la propria routine dopo la pausa forzata dalla messa in onda del Festival di Sanremo. Le svariate domande dei cittadini, quindi, potranno trovare risposta durante una delle prossime puntate.